L'ho già visto. Ho sentito la sparatoria, ma cos'è successo? Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. Ah, qua c'è il Certo sei metodo tu. delle Dietro piastrine. basta. Simile a quello di Type Zero. Che se non so se avete giocato Type Zero, c'erano praticamente le piastrine degli studenti che tu le dovevi prendere e riportare al Moguri nella hall. Qui non c'è nient'altro. Io controllo sempre. Madonna, io perderò le ore girando tondo come un deficiente a cercare roba, sicuro. Cioè, tipo, tutto quello che è esplorabile. Cercherò ovunque tipo pezzi di cose in generale. Già lo vedo le ore che ci perdo dietro. Di qua. Muoviti. Dove stiamo andando? Lassù, così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Ma quindi devo trovare una scala o qualcosa. Ah no, il cassonetto. Devo fare salire lei. Se sempre non sale da sola. Quindi. Oh, sali. Forse devo andare avanti? Sale da sola? Sì, infatti. Questo tunnel lo usi per il contrabbando. Sì. A volte. Mai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene per te? Non so, è un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, Ah, ecco, sono non mi frega niente di contrabbandieri. quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Quindi sono contrabbandieri. Ma contrabbandieri di cosa effettivamente? Di merci, armi? Ma armi per chi? Per cosa? Cioè non è che ci sia. Eccoci qui. Ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Vabbè, comunque già si sa che Il tuo loro orologio è due rotto. si legheranno. Perché
perché lui comunque avrà quell'istinto paterno nei suoi confronti. È proprio scritto a lettere cubitali. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Vabbè, comunque questa qua farà una brutta fine, perché... cioè, sul gioco in copertina a loro due, sta tizia qua, nonostante abbia due coglioni grossi quanto una casa, non credo che... Non è strano che ci usino per il loro contrabbando? Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Andiamo. Ah no, devo fare... Maledetto affare. Ah ecco, devo farlo a tempo. Carini. Ecco, questo mi piace, tipo questi minigiochi così... Cioè, minigiochi. Questi eventi... side events. Chi ci aspetta nel luogo di consegna? Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così. Una cosa così. No, lei è quella. Lei è quella che ha sviluppato gli anticorpi. Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì. Cioè, mi immagino più o meno che sia una cosa del genere. Sali e vedi se il campo è libero. Per tenerci così tanto, cioè, o è veramente la figlia di qualche politico, o è la prima che forse ha sviluppato gli anticorpi per l'infezione che c'è in giro. Perché essendo comunque piccola, bene, ed essendo 20 anni dopo, lei essendo, avendo 14 anni, è nata praticamente nel periodo durante l'epidemia. Attenta ai piedi. E di conseguenza, secondo me, i genitori, essendo a contatto comunque con questa pandemia, avranno sviluppato sicuramente qualche anticorpo che giustamente avranno tramandato alla figlia in modalità di genetica. Sono fuori finalmente. E di conseguenza la devono portare fuori, o comunque la devono portare da qualche parte, forse per trovare una cura. Sì, lo so, è una teoria basata sul niente, però... cioè, così a primo impatto mi viene da dire questa cosa. Perché comunque ci sono film o comunque altri giochi che hanno una trama simile. Cioè, non così. Però personaggi che hanno una valenza per questa motivazione, sì. Magari sono quelli che hanno sviluppato l'anticorpo, quello che sa la cura, quello che è Pinco Pallino. Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio. Scansionali, siamo alla base. Bene. Base. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Ora lei risulta inferma. Chiudi un occhio, possiamo pagarti bene. That's it. No.
Sono stanco di questa merda. Lei risulta infetta, forse. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Cazzo! Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Oh, merda. Guarda. È positiva. Dici che Marlene ci ha fregati? Perché cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Ah, non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzare. Ah, ecco. A 3 settimane. Lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Vuoi vedere che ci ho azzeccato? Non ci casco. Tess, via. Via! Vai! Vai, sbrigati! Infatti lei non si è trasformata. Cioè, si è stata contagiata di 3 settimane. Ho 2 soldati morti. Ripeto, 2 vittime. Presto. Perché ha sviluppato per l'appunto, come ho detto io, gli anticorpi. Al mio segnale, corriamo. Cioè, questa è ragazzi, è Darwin, è darwinismo, la sopravvivenza della specie. Ora. Cioè, la specie si adatta alle condizioni esterne. Quindi di conseguenza. Via, via! No, non dovevo farmi vedere, mi sono messo a parlare. Mi sono distratto. Comunque. Non fermatevi! Joel, dai! Comunque sì, proprio questo è darwinismo. Resta vicino! È la stessa metafora che non mi posso scordare mai per mai quando abbiamo studiato il darwinismo in facoltà. Cioè, le giraffe, ad esempio, no? Faccio un piccolo momento di cultura anche. Ci sta. Le giraffe, perché hanno sviluppato il collo lungo? Perché le giraffe hanno sempre tentato di prendere le foglie, quindi hanno proprio allungato loro stesse il collo. Cioè, sembra una cosa assurda da pensare. Giù. Forza, ragazza. Segui giù. Però loro hanno sviluppato, almeno questa è una leggenda che poi bisognerebbe analizzare meglio, dove per l'appunto hanno allungato il collo per prendere le foglie in alto. E da qui è nata appunto la giraffa e il collo lungo. Questo sembra una storia assurda, però a quanto pare. Vedi niente? Vieni, come vai? E ora tutto. Io mi metto a parlare, mi distraggo. Ma devo tuffarmi? Cioè, ora ad esempio, no? L'acqua non è infetta. Cioè, solitamente una delle prime cose che si infetta durante una virologia è l'acqua. Ora mi sale, che dopo che mi avete fatto zuccare, maledetti. Guarda che palle, però, le cose non le tolgono. Cioè, 2 volte che ho tentato di saltare, di saccavalcare, no.
Li sento là davanti. Non devo sparare, eh? Mi sembrano equipaggiati, però. È in parte reale grazie allo sviluppo genetico le giraffe per poter arrivare alle foglie hanno sempre sviluppato costantemente la muscolatura del collo. Esatto. Io lo studiando comunque genetica e studiando comunque per le scienze infermieristiche abbiamo appunto analizzato la teoria del appunto di Darwin. E proprio quando si parla della teoria di Darwin si parla spesso e volentieri della leggenda appunto delle giraffe, che si sono praticamente adattate alla natura circostante, perché non riuscendo a raggiungere le foglie praticamente in alto hanno praticamente allungato sempre il collo, allungando, è come se fossero riuscite in un qualche modo a raggiungere poi le foglie. Da qui poi è nata comunque la storia delle giraffe e del collo lungo. Comunque sì, cioè nel senso non volevo dire che era proprio una teoria o comunque uno studio non fondato. Diciamo che secondo Darwin per l'appunto il collegamento era questo, cioè la sopravvivenza della specie, cioè che si adatta, la specie stessa si adatta al cambiamento esterno. In questo caso, per l'appunto, ho ipotizzato che lei, avendo 14 anni, è vissuta all'interno della pandemia e quindi di conseguenza giù proprio ha sviluppato già gli anticorpi. Vieni, Joy. Arrivo. Sono davvero tanti qua fuori. E come facciamo a superarli? Non si sono ancora accorti di noi. Infatti, da 3 settimane infetta. Sono troppi, Tess. Infetta da 3 settimane, però non si è trasformato. Prova a distrarmi. Ok. Ah, ma le ha visto? Sì, buonanotte. Io ancora con i comandi, però non riesco a gestirli i comandi. Adesso sono disabile. Devo imparare a utilizzare meglio i comandi. Ma no, vabbè, dai, fammi crepare. Bravo, così la rifaccio. Mi confondo tra il tasto per correre e il tasto per accovacciarmi, cioè non mi viene istintivo premere L1 e R1 in base alla situazione. Devo abituarmi su questo. Sì, buttami, non lo so, da un'altra mappa. Cioè non sono tasti convenzionali per, diciamo, per nascondersi. Ci stanno da solo. Prova a distrarli. Ok. Hai capito? Diamo una chiave. Mi distraggo subito. Merda. Ah, vedi? Oh, cazzo. Ma che... non so adesso. Vedevo non mi vedessero che erano tutti girati. Sì, ciao. Allora, sono convinto che c'è un metodo per superare tutte le zone anche furtivamente. Quindi non cerco scuse. Ne sono convinto. È per l'appunto una mia mancanza quella del non riuscirci, perché
Non sono proprio abituato ai miei comandi. Figlio di puttana! Ah, ma quello è il segnale di pericolo. Stai indietro! Ah, quindi c'è proprio anche la cosa del pericolo anche per gli altri. Aia. Cazzo. Ok. Comunque sì, sono convinto che tutti gli scenari si possono superare in modalità furtiva. Sono io che giustamente non ho idea come fare ovviamente, perché proprio non ho familiarità con i comandi. Quello degli anticorpi sviluppati, ma è giustissima questa teoria. Beh, oddio, discorso individuale fino a un certo punto, perché anche per quanto riguarda, ora non voglio entrare troppo nel dettaglio perché poi sembra voglia fare il professorino, quando in realtà non, cioè, diciamo, a me piace parlare anche di queste cose. Quando per esempio due persone o in generale c'è uno scambio per quanto riguarda le informazioni genetiche, come quelle che possono essere ovviamente quella di un padre e quella di una madre, non so se tutti lo sapete, ma quando si vengono a formare le coppie dei cromosomi esiste un processo che permette, ora non vorrei neanche utilizzare i termini specifici perché mi sembra che poi magari non si capisca quello che voglio dire, che teoricamente permette ai geni di potersi scambiare tra di loro, ovvero il crossing over. Questo fa sì che la mescolanza del gene, la mescolanza del DNA, possa creare delle nuove forme di, appunto, di geni. Alcuni di questi geni possono anche sviluppare capacità curative, come per esempio lo sviluppo di anticorpi per malattie, magari pregresse. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se per esempio un familiare o un parente dello stesso ceppo genetico ha sviluppato, che ne so, almeno non piove più, una malattia, una qualsiasi tipo di malattia, io che sono il figlio, permettendo lo scambio dei cromosomi, quindi permettendo lo scambio di DNA di madre e padre, riesco magari tramite proprio questo innesco genetico riesco a sviluppare un anticorpo. Ed è da qui che appunto nascono le mutazioni genetiche che permettono di creare vaccini o creare cure, perché dall'oggi al domani può nascere per esempio la persona che è immune o la comunque situazione... sviluppa gli anticorpi per una determinata malattia. Potremmo passare di qui. Ed è così che funziona comunque la genetica, funziona la scienza in generale come la conosciamo noi, come la viviamo noi. Merda, altri soldati! Ed è una cosa fighissima se ci si pensa. Rompete l'inseguimento e tornate al settore 11. Non credo che ci vedano. Ricevuto, nei veicoli. È come se ad esempio, vi faccio l'esempio più stupido, questa pandemia per esempio che abbiamo adesso del coronavirus durasse, che ne so, anni. Sicuramente qualcuno che magari è stato contagiato dal coronavirus sicuramente avrà sviluppato qualche anticorpo e magari non lo sa. Cioè, chi magari è stato contagiato ed è guarito ha sviluppato Tess, un anticorpo. Saliamo attraverso il condotto. Se questo tizio che Siamo ha sviluppato l'anticorpo in questione Okay. ha un figlio o comunque ha la possibilità di potersi relazionare con un'altra persona e fare un figlio, questo figlio potrebbe nella sua aspettatevi, sviluppare proprio l'anticorpo giusto per il vaccino. Cioè è un'idea fatta così per assurdo, eh? Cioè prendete le mie parole come pura scienza, come pura teoria. Cioè potrebbe tranquillamente nascere un bambino durante questo periodo
che già per esempio ha sviluppato gli anticorpi e che potrebbero poi utilizzare tramite plasma o comunque tramite prelievi o di sangue o di plasma, sono due cose diverse, a sviluppare appunto gli anticorpi per il vaccino. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Esattamente. Sì, mai sentita, Tess? È che... quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Esatto. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ma certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io. Neanch'io. Tess, che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito. È vero. E può essere effettivamente la chiave per il vaccino. Perché ha sviluppato l'anticorpo, che in questo caso, o per meglio dire l'antigene, se vogliamo essere più precisi, che impedisce la mutazione. Da questa parte. Infatti ha preso la reazione. Passando dal centro arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Perché appunto ha sviluppato nel suo DNA l'antigene che le impedisce di trasformarsi. Quindi magari possono trovare la cura per magari renderti infetto, però non farti trasformare. Cioè questo è possibilissimo, perché ripeto, è una questione di genetica, è una questione proprio di scienza, scienza applicata, e così funzionano i vaccini. Installazione completa. Ah, mi sa che vabbè, ho installato il multiplayer, ma tanto multiplayer io non mi interessa. Il portatore sa, portatore sano è diverso. Porca miseria. Perché il portatore sano è malato, solo che non manifesta i sintomi. Infatti i portatori sani sono quelli che hanno la malattia, che è cronica tra l'altro, non è acuta. Hanno bombardato tutte le aree fuori dalle zone di quarantena nella speranza di uccidere i genitori, eccetera, eccetera, però non manifesta i sintomi, ma è malato. Quindi non si può definire sano. Cioè si chiama il portatore sano proprio perché non manifesta, ma è malato. Quindi non è esattamente la stessa cosa. Però diciamo che l'esempio può anche andare. Per ora. Ma non è la stessa cosa. Il portatore sano è infetto, è malato. Lei in questo caso è malata perché è stata indotta nella malattia. Cioè non è che per esempio sua madre, o almeno non lo sappiamo, sua madre per esempio è malata e allora ha partorito una figlia malata. Superiamo questo punto. È come il caso, ad esempio, vuoi dire che questo è il centro? Vi faccio l'esempio dei, diciamo, dei malati di AIDS. È quello bene o male il discorso. Se un genitore malato di AIDS ha un figlio, ha la possibilità di portare comunque il figlio malato, perché giustamente il figlio nasce malato, però quel figlio in alcuni casi eccezionali può risultare non infettivo, perché comunque l'AIDS per esempio ai giorni d'oggi può anche essere curata e non essere infettiva. Cioè ci sono delle terapie comunque sperimentali che riescono a bloccare la virologia dell'AIDS, cioè tu rimani infetto, perché comunque l'AIDS rimane infetto, però non sei contagioso. Ehi, Tess! Arrivo! Anche se adesso in realtà nello specifico per quanto riguarda l'AIDS è un discorso anche abbastanza diverso. Cioè non voglio entrare nel merito perché poi magari dico qualche cazzata. Dovrei studiare caso per caso comunque, perché ci sono malattie che possono essere portate da portatori sani. È stato fatto a pezzi. Sì. È morto da poco. Ed è un male? Sì, potrebbe. Andiamo via. Però diciamo che teoricamente l'esempio è questo. Cioè il portatore sano... Oddio, iniziamo. Il portatore sano è quello malato che però non manifesta i sintomi. Cos'è successo alla loro faccia? È così dopo anni di infezione. E quindi sono ciechi?
Più o meno. Che cazzo? Vedono tramite i suoni. Pipistrelli? I pipistrelli. Non appena senti dei click, devi nasconderti. Solitamente. Sembra che l'edificio stia per cadere a pezzi. Gli integratori migliorano le tue abilità di sopravvivenza. Occhio alla testa. Sono tipo dei power-up. Comunque sì, diciamo che questi discorsi a me piacciono tantissimo. Io potrei stare ore a parlare di genetica o di biologia. O di chimica addirittura. Cioè proprio... sono materie che mi sono sempre piaciute, fin dai tempi del liceo. Tranne matematica, possiamo parlare di tutto quello che volete tranne matematica. La matematica è... per me è tabù. Dammi una mano con questa. Di virus sono derivati di animali, in questo caso il pipistrello, sbaglio. Non ne ho la certezza, cioè non potrei dirtelo con esattezza. Solitamente la provenienza del virus si riesce a vedere al laboratorio, perché comunque dipende, gli animali che contraggono lo stesso virus hanno un sistema immunitario simile a quello umano. Ora per esempio il pipistrello non ha un sistema immunitario come quello dell'essere umano. È scientificamente impossibile. Il parente più vicino scimmia, delfino. Sono scimmie, delfini. Poi un altro animale che possiede un sistema immunitario simile. Non ci penso. Coltello completo necessario. Comunque è difficile che possa provenire effettivamente da un pipistrello, anche perché teoricamente quando un virus si manifesta in un animale e poi colpisce l'uomo, si parla di salto della specie, quello che viene definito salto della specie. Lassù, guarda. Perché come ben sapete la nostra natura è suddivisa nella catena alimentare, no? Quindi la catena alimentare, partendo dagli animali più bassi, cioè dal livello più basso fino all'uomo, che sarebbe il livello più alto. Quando un virus si sviluppa da un animale all'uomo, si parla di salto della specie. Ora, questo salto della specie in realtà non è confermato, o per meglio dire, non è stato confermato, a meno che io sappia, non è stato confermato. Quindi non sono sicuro di, guarda se c'è modo di poter dire che effettivamente è causato da questo. Perché ripeto, bisognerebbe vederlo in laboratorio un virus. Via libera. Dai, Ellie. Ok, sei su. C'è chi dice che effettivamente sia così, ma non ne ho idea. Ci sei. Non ho gli strumenti proprio per dirti sì, effettivamente è così. Dai, Omone. Cioè, ci possiamo solo fidare di quello che ci viene detto. Anche se io comunque penso che un minimo di manipolazione genetica ci sia stata. Via, via, via. Ora vi spiegherò anche il perché. Si può creare il coltello così, figata. Ah, lame, nastri. Ah, vedi, posso aumentare le abilità. Che figata.
stare così. Usciremo sopra l'impalcatura. Sopra l'impalcatura, quindi lo devo spostare da là quel tipo. Faccio io! Quindi non puoi dire faccio io e urli così. Infatti, cioè, quella cretina che mi ha fatto beccare. Tra l'altro mi sono distratto perché volevo dire una cosa e non l'ho potuto dire. Usciremo sopra l'impalcatura. Ecco, vedi, giustamente ora che non fa cazzate posso passare. Fatto. Ellie, stai bene? Allora, quello che vi volevo dire, che vi volevo spiegare, è che... Io sono, ovviamente la mia quest è una teoria buttata così sulle conoscenze che ho io. Quello che penso io è che comunque, secondo me, questo è un virus, sì, che comunque è arrivato perché è arrivato. Ora non voglio entrare in mezzo come si è arrivato circolazione. Eccoci, ragazzi. Non male che dai. Natura. Dentro. Sì, ma su questo ripeto, sono d'accordo, no? Cioè, può essere che comunque sia stato, diciamo, sia stata la natura a creare il coronavirus. Io però sono anche dell'idea che per chi magari sa come funziona il nostro corpo umano, deve sapere che il nostro corpo è come una sorta di database. Mettiamola così, abbiamo un linguaggio un po' comune. Il nostro corpo è un po' un database. Per essere più precisi, il nostro sistema immunitario è un po' un database che comunque raccoglie informazioni sulle varie malattie, sia quando ci ammaliamo e sia in base ovviamente al nostro corredo genetico, quindi al nostro corredo cromosomico. Se questo virus fosse nato da una combinazione di agenti patogeni presenti già in natura, il nostro database avrebbe riconosciuto e quindi avrebbe già prodotto gli anticorpi adatti. Ora, per non riuscire a creare gli anticorpi giusti, a me sembra strana sta cosa. Io posso capire che comunque il coronavirus, da quello che hanno detto, perché poi comunque nuova arma, rivoltella. Slot delle armi per trasportare scorri le armi finché tieni premuto X per richiamare l'inventario. Ok, quindi posso fare così, selezionare lo slot arma, tieni premuto X per scambiare, così e poi così. Ah no, però devo tenerlo premuto tutti e due. Cosa deve passare? Cioè, madonna, è scomodissimo così. E se faccio così? Ah, però non me lo fa fare a sinistra. Allora, se faccio così... Ah, no, aspetta, perché poi... Quindi non la posso mettere a... Tieni premuto X per scambiare. Ah, non la posso mettere dal lato sinistro. No, non me la fa mettere. Quindi vuol dire che a sinistra poi dovrò mettere altri tipi di oggetti. Va bene. E quindi stavo dicendo che... Rimani con la ragazza. Stavo dicendo appunto che il nostro... corpo in generale è proprio un database, perché noi quando ci ammaliamo e sviluppiamo magari gli anticorpi per quel tipo di malattia, poi abbiamo un riscontro genetico, perché comunque produciamo gli anticorpi.
Ora, per non avere gli anticorpi, diciamo, avere un triangolo, vabbè, io i tasti non li imparo, cioè ancora non li ho imparati. Ma li posso eliminare questi? Cioè, a me l'unica cosa che mi puzza, cioè che mi fa strano, è che non siamo riusciti in nessun modo a sviluppare anticorpi. E non lo so, perché comunque è veramente una cosa strana questa. Cioè, è l'unica cosa che in realtà mi insospettisce della diffusione del coronavirus. Però, ripeto, è una teoria che faccio in base alle mie conoscenze, non ho i mezzi per poterlo dimostrare. È un'idea che mi sono fatto sentendo comunque quello che viene detto in TV e quello che viene detto dai media. Non ho altro tipo di competenza. Diciamo che il sistema un attimo di menu mi viene difficile da usare al momento, ma questo è perché sono io non sono abituato. Cioè, allora, io col joystick comunque ormai ho perso molto tatto rispetto ad anni fa, che comunque riuscivo a giocare tranquillamente, perché ormai è da anni che gioco al PC, ho sempre giocato al PC praticamente. Dai 12 anni in su ho avuto, cioè io in realtà ho avuto soltanto la PlayStation come console, la PlayStation 1 e 2. Poi dopo è finita la mia esperienza videoludica. Fatto a vedermi, cioè se ero là sopra.